Anastasia Simakova, urtinese, allenata da Yulia Raskina, che fu medaglia d'argento ai Giochi Olimpici di Sydney nel 2000, addirittura una grandissima ginnasta bielorussa che adesso allena in Germania. Esatto, segue la nazionale individuale tedesca. Questa è una ginnasta di origine russa che però adesso gareggia per la Germania. Esattamente. E finisce puntuale sulla musica. Questo è un dettaglio che mi piace rimarcare sempre: è importantissimo finire l'esercizio sull'ultima nota musicale, perché eccedere anche solo di un secondo comporta una penalità di mezzo punto, che è una penalità molto molto importante e poi sì, davvero può fare la differenza. Ecco, vediamo questo, il primo rischio che ha eseguito questa ginnasta. Questo è un rotolamento, ecco, con il cerchio vedremo tantissimi rotolamenti, proprio perché il rotolamento è un elemento intanto fondamentale del cerchio, e quindi è obbligatorio almeno eseguirne un paio durante il proprio esercizio. Però ogni rotolamento eseguito con una serie di criteri, abbiamo visto per esempio qui su un salto che poi finiva in capovolta, è considerato una difficoltà d'attrezzo, maestria, che vale tantissimo, 4 decimi, sono veramente tanti, quindi le ginnaste ne abusano, diciamo così, ne fanno tantissimi. 27.550 è il punteggio da battere, ovvero quello conquistato da Maria Bergomi della Polisportiva Varese. Vediamo se Anastasia Simakova è in grado di fare meglio. E naturalmente chi vincerà tra queste due ginnaste otterrà dei punteggi per la propria squadra. Abbiamo visto adesso nel replay un salto bellissimo eseguito da questa ginnasta e poi subito dopo questo replay di un recupero, quindi una traiettoria sbagliata. Attenzione, perché anche la traiettoria sbagliata, nonostante uno dice l'attrezzo è stato preso e non perso, ma è penalizzata a livello di esecuzione. Eccola nella zona del kiss and cry.